Senti, esiste un'emergenza casa a Roma? A voglia. Non lo so io. Sì. Esiste, no? Esiste. Beh, esiste, sì. Certamente. Penso di sì. Sì, lascia perdere. Un'emergenza abitativa, penso di sì. Penso di sì. Emergenza casa, sì, esiste. Non vivo a Roma. Beh, esiste, nel senso che comunque sono gli affitti che sono alti, i mutui stanno sempre in alzo e la gente non se le può più permettere. Non lo so. Parecchio. Cristo, certo che esiste, ma so da anni che esiste l'emergenza a casa. Esiste, sì. Un'emergenza? Abitativa? Sì. Secondo me sì, tanto. Ma l'emergenza casa a Roma esiste, anche perché gli affitti e sì, le compravendite sono molto alte rispetto degli stipendi che uno prende. L'emergenza abitativa a Roma sicuramente sì, più che altro anche perché la gente si sposta tutta fuori in provincia per un problema anche di costi delle case che sono a Roma, quindi sicuramente sì, c'è una grande emergenza. No, guarda, non abito a Roma, quindi non lo so. Esiste un'emergenza abitativa in genere? Non ne ho idea, guarda. Non c'ho idea. Non per me. L'emergenza casa si sa che esiste a Roma. Esiste a Roma come esiste in tutto il mondo. Esiste, certo. A casa? L'affitto non c'è, gli costa. Beh, per quelli che non hanno i soldi, sì. Sì, l'emergenza. Emergenza per quelli che non hanno il denaro, insomma. Sì, tanto pure. Capirai se non esiste? Esiste, sì. Lo sappiamo. Abbassare l'affitti. Assolutamente sì. No. Dicevi no? No, nessuna emergenza. Io vivo vicino Rieti, non c'è sto grosso problema. Ma non esiste, l'emergenza, cioè, la voglia di lavorare ci vuole qui. Quando uno lavora c'ha voglia se compra la casa, se non c'ha voglia non c'è lavoro. Io non lo so, io con la mia non lo so proprio, mi dispiace. Certo che esiste. È perché tutti questi ragazzi che si devono sposare non trovano casa, se non siamo noi genitori a dargliela. Certamente sì, esiste. Esiste perché i prezzi sono esagerati. I prezzi sono troppo alti. Perché le case hanno dei prezzi allucinanti, il che non è possibile. Noi giovani che vogliamo comprare casa... È inaccessibile. Perché i prezzi si sono alzati da morire, non tutti se lo possono permettere, soprattutto di sostenere un mutuo per svariati anni. Perché le case sono poche, non c'è edilizia popolare, perché la gente non ha soldi. Perché costano troppo, non si possono comprare, con gli stipendi che ci stanno oggi. Perché costano care. Esiste, come non esiste emergenza perché? Casa a Roma? Come perché? Case del comune non esistono, non le fanno. Qui non ride, dai, parti di scherzi. Affitti 1000 euro minimo, comprarla non ne parliamo. Lo Stato innanzitutto incentivando anche gli stipendi statali e creando quindi più posti di lavoro. Abbassare i prezzi degli appartamenti. Probabilmente andare incontro alla parte finanziaria, quella dei mutui, delle cose, agevolare la persona ad accendere un mutuo. Che tutti i soldi dei ricchi dovrebbero da un po' spartirli un po' per uno, così tutti ci avrebbero una casa. Io ho fatto tanti sacrifici, mi sono comprato casa, mi sono rivolto a me stesso. Niente banche, niente, col mutuo, e mi sono pagato lavorando e facendo sacrifici. Purtroppo bisogna tirarsi sulle maniche e non cercare aiuto a nessuno, perché bisogna farsi da solo queste cose. Una cosa fondamentale è che non tutti possono prendere la casa gratis, perché chi ce l'ha l'ha fatta con sacrificio. Poi c'è gente che arriva e vuole la casa gratis, questo non va bene. Sicuramente sono aumentati troppo i prezzi, ma automaticamente il piccolo che affitta ha le spese, è obbligato ad affittare a un prezzo non eccessivo. Poi ci stanno quelli, vabbè, che affittano agli extracomunitari, poveracci, 50 persone in tre camere, quello è proprio uno schifo. Ma sicuramente bisognerebbe rivalutare un attimino il discorso, a parte il discorso euro, però il fatto stesso della valutazione degli appartamenti, di ciò che il quartiere dove ci si trova, evidentemente sono stati l'unico modo per investire soldi da parte di persone che hanno magari un grande quantitativo di soldi e quindi di conseguenza hanno alzato i prezzi di tutti gli appartamenti, i locali, quello che è, quindi giustamente dovrebbero un attimino riguardare i prezzi in generale. Si devono mettere la mano sulla coscienza a farli pagare di meno, a diminuire i mercati, non so. Bisognerebbe incrementare il lavoro, la prima cosa, incrementarlo, abbassare i prezzi delle case, è tutta una proporzione.
se ci fosse una legge che dice che uno che non lavora, il datore di lavoro lo può licenziare, finiscono tutti i problemi. Perché lavorano di più quelli che hanno voluto essere licenziati, perché i lavoratori vengono assunti, perché, hai capito? Questo, lì, quello è il problema. Poi le case si trovano, va a pensare ai casi.